Nicola Fenelli, si avvicina un appuntamento molto importante che quest'anno vivrà doppiamente, un grande weekend per l'atletica nel Tiguglio. E tra l'altro però noi vogliamo concentrarci su come è andata la mezza maratonina di Portofino delle Due Perle della stagione 2012, un altro grande successo. Sì, è stata veramente una giornata di sport indimenticabile. Hanno partecipato come al solito più di 2500 atleti provenienti da tutte le regioni italiane, in modo particolare dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Toscana, ma anche dall'estero, dalla Francia, dalla Germania, dall'Austria. Quindi questa manifestazione sta sempre prendendo una dimensione internazionale. E poi hanno partecipato e hanno vinto dei campioni di livello internazionale, quindi Daniele Meucci è arrivato primo tra gli uomini e poi la nostra campionessa Valeria Stranio, che tra l'altro ha fatto anche il record del percorso della gara della mezza maratona delle Due Perle. Si correrà nei primissimi giorni di febbraio con un bellissimo doppio appuntamento. Sì, quest'anno vogliamo che Santa Margherita Ligure e Portofino diventino la capitale del podismo in Liguria e anche in Italia, se vogliamo, perché ci saranno, oltre alla mezza maratona delle Due Perle che si svolgerà domenica 3 febbraio, il 2 di febbraio ci sarà un'altra importantissima manifestazione, sarà la sua prima edizione, ovvero la Portofino Run. La Portofino Run sarà una corsa di 10 km, il tracciato è lo stesso della mezza maratona, ma da ripetere una sola volta, e ci sarà la possibilità per tutti di partecipare. È una manifestazione competitiva, ma anche non competitiva, quindi aperta a tutti. Di crisi, siamo riusciti a far combattere 4-5 ragazzini e poi niente, sono riuscito a portare giù di nuovo, che era Londra, mio figlio, che è venuto giù per i campionati, ha fatto 3 match molto belli, uno vabbè, poi l'ultimo l'ha perso, ma secondo me era troppo lontano, era 2 anni che non combatteva più, e niente, insomma è andata abbastanza bene via per quest'anno qui. Poi ci sono un sacco di ragazzini nuovi che col prossimo anno, col 2013, senz'altro faranno dell'attività. Di quanti ragazzi stiamo parlando in tutto? Stiamo parlando di una ventina di ragazzi, ci sono anche 2 bambine e quest'anno forse questa ragazzina qui, ce n'è una che si chiama Carlotta, che senz'altro combatterà, a 14 anni, e c'è da sperare che faccia qualcosa di buono perché è veramente brava. Il figlio Ivan, se non sbaglio, da quanto dura la tua storia nel mondo del pugilato? Da sempre, da quando ero bambino io, che ho fatto il dilettante, professionista, adesso faccio l'insegnante e adesso sono dietro anche a mio figlio che adesso è un dilettante prima serie, ha una 50ina di combattimenti, adesso in questo momento si trova a Londra, ma sta combattendo anche lì, adesso vediamo un attimino, perché lui voleva passare professionista a Londra, ma vedremo un attimino cosa combina, se magari torna giù e passa professionista qua. Nella vostra palestra cosa insegnate ai giovani soprattutto? Ma si insegna, giustamente insegniamo il pugilato è il rispetto dell'avversario, il rispetto per tutti, ecco, cioè diciamo chi ha una testa particolare difficilmente poi riuscirà a concentrarsi, a star calmo, cioè si insegna, ecco, a essere uomini. Siamo contenti.
contenti perché abbiamo avuto la partecipazione di equipaggi provenienti da Genova, da Livorno, dall'Isola d'Elba, oltre che quelle soliti del Tiguglio con il quale ci confrontiamo tutti gli anni, ma abbiamo avuto l'occasione anche di incontrare equipaggi, chiamiamoli stranieri, fra virgolette, come dice un nostro consigliere del Palio. Appuntamenti molto importanti si svolgono sempre durante l'anno qui a Sesti Levante con l'organizzazione appunto della Lega Navale. Che cosa ci aspetta da questo 2013? Dunque, nel 2013 abbiamo già in programma una, sempre restando nel campo del sedile fisso, una prova del Palio del Tiguglio che avverrà a Sestri il 30 di giugno. Poi avremo una gara di coastal rowing a livello regionale. Poi avremo, quest'anno abbiamo fiore all'occhiello, organizzeremo per invece la vela il campionato nazionale di J80 che avevamo già in programma l'anno scorso, che invece per maltempo non abbiamo potuto effettuare. Quest'anno abbiamo cambiato la data grazie alla FIV che ci è venuta incontro, dovrebbe essere a maggio, quindi una stagione diciamo più favorevole. Quindi avremo 3 giorni di gare con il J80. Andiamo a conoscere meglio la realtà del Nuoto Club Sesti Levante, lo facciamo con uno dei suoi consiglieri, Franco Locascio, a cui chiediamo proprio di partire da un bilancio di questa stagione appena conclusa. Beh, questa stagione è stata come al solito molto, molto buona per noi, per Sestri, perché abbiamo ospitato a fine settembre il campionato italiano Master Sprint, cioè una gara sui 1500 metri, quindi è stato il fiore all'occhiello di tutta la stagione. Però Sestri Levante da sempre è una società all'avanguardia per ciò che riguarda il nuoto in mare, solamente il nuoto in mare, perché organizza una mega staffetta da Monelli a Sestri, organizza il nuoto per ragazzi diversamente abili, organizza il cimento invernale e organizza anche gare di campionato, quindi tutte le discipline che sono legate al nuoto in mare vengono trattate da Sestri. Il merito grosso, io sono un collaboratore, mi presto volentieri a dare una mano a questa attività, ma chiaramente il grosso merito di tutto, salvaguardando l'immagine del presidente Fabio Botto e comunque della Tita Corte, la presidentessa onoraria adesso, che veramente ci tiene a fare queste manifestazioni e le fa con il cuore in mano. Tenete presente che molta dell'attività del Nuoto Club viene fatta gratuitamente, cioè non si fa pagare l'iscrizione, viene dato tutto offerto, e questo perché vogliamo invogliare il maggior numero di persone a venire a nuotare in mare, quindi non è una cosa un po' diversa da quello che si vede in giro, tanto per capirci. Quante persone frequentano la vostra attività? Ma mediamente nell'arco di una stagione possiamo parlare di 400-500 persone, che sono numeri, calcolando come gira in Italia, sono numeri eccezionali. Giuseppe Procolo, l'attività della Lega Navale Italiana sezione di Quinto prosegue a gonfie vele, il caso di dire, un'attività di vela a 360 gradi per tutta, ma anche specializzata. Direi di sì, quest'anno è stato un anno di record, abbiamo avuto tutti i corsi organizzati dalla sezione pieni, ricordo che noi facciamo un'attività improntata sul tipo di imbarcazione 420, per quanto riguarda diciamo così 3 settori, quindi la scuola vela indirizzata a un pubblico diciamo così adulto dai 18 anni in avanti, all'attività agonistica, quindi riservata a ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18 anni, e tutta l'attività di riporto, quindi tutti gli appassionati di queste derive possono usufruire del parco barche sociali e uscire in mare durante il weekend. Poi invece per quanto riguarda l'attività Optimist, noi organizziamo dei corsi nella stagione diciamo così estiva al termine delle scuole per i bambini di età compresa tra i 7 anni e i 10-11 anni, per cui da giugno fino a tutto luglio abbiamo organizzato 4 corsi in vela della durata di 2 settimane, hanno avuto un ottimo risultato. Quest'anno oltretutto abbiamo fatto una combinazione di vela canoa, per cui i bambini che volevano restare anche al pomeriggio, avendo fatto l'uscita al mattino in barca, il pomeriggio potevano appunto provare la canoa, ed è stata un'ottima soluzione anche per i genitori che avevano necessità
possibilità di lasciare, diciamo così, bambini. Quali sono i numeri di questa attività? Allora, noi facciamo all'incirca 64 persone adulte durante l'anno e all'incirca 80 bambini durante la stagione estiva. Per quanto riguarda invece l'attività agonistica, abbiamo una squadra composta per 420 da 9 persone, 9 atleti, e per quanto riguarda l'attività in optimis e sempre agonistica, abbiamo 12 allievi. Attività importante, per il futuro quali sono i progetti? Ma sicuramente cercheremo di consolidare quello che già attualmente stiamo facendo. Indubbiamente quello che ci interessa è rafforzare, se possibile, l'attività giovanile, quindi quella rivolta a giovane sull'attività agonistica. Questo è sicuramente quello che cercheremo di fare con più forza durante il corso. Ricordiamo come funzionano i corsi da voi. Allora, per quanto riguarda i corsi dell'adulti, quindi 4:20, noi facciamo 8 giornate di teoria, si svolgono il giovedì sera dalle 21 alle 22:30 circa, e durante il weekend organizziamo le uscite di pratica, quindi si sceglie la mezzogiornata che fa più comodo tra il sabato mattina e il sabato pomeriggio, la domenica mattina e la domenica pomeriggio. Per quanto riguarda invece l'attività, diciamo così, optimist, ripeto, iniziamo da giugno fino a luglio al termine delle scuole, 2 settimane, dal lunedì al venerdì,